Si parla quasi sempre di infrastrutture materiali, quelle legate ai trasporti come le reti viarie, l'alta velocità, gli aeroporti, oppure quelle legate al digitale, la banda ultralarga. Certo, sono fattori importanti di crescita e sviluppo, ma c'è dell'altro. Occorrerebbe anche parlare di infrastrutture immateriali, che sono quelle infrastrutture che consentono all'innovazione di gemmare, di sbocciare, di trasformare un'idea, una scoperta imprenditoriale in un prodotto e un processo innovativo. Ecco, una delle sfide delle regioni può essere questa: costruire dei network, degli ecosistemi dell'innovazione che consentano al loro interno, a chi ha un'idea o un progetto imprenditoriale, di avere tutta quella strumentazione tecnica che è fatta di prototipazione, capacità di sviluppo di progetti, spesso anche di produzione per piccoli lotti su bassa scala, di laboratori di caratterizzazione, che consentano appunto a un'idea di poter trasformarsi in un progetto d'impresa, in un'innovazione d'impresa, in un prodotto, un processo produttivo. Queste competenze vanno costruite. Occorre che insieme alle infrastrutture materiali si pianifichi un sistema delle competenze, un know-how, un sistema di conoscenze che sono tipiche di coloro che sanno valorizzare questa straordinaria parola che si chiama trasferimento tecnologico, ovvero far sì che l'innovazione possa trovare un ambito applicativo nel mondo dell'impresa, ovvero si traduca in un qualcosa di concreto, sia esso un prodotto, un processo produttivo e, perché no, in un servizio pubblico destinato ai cittadini. Come regioni, noi possiamo essere uno strumento fondamentale per far sì che questa strumentazione possa trovare attuazioni all'interno dei nostri territori.